Buonasera, sono particolarmente contento di essere qui a Belmonte Calabro perché è il luogo a cui è legata la memoria di Galeazzo di Tarsia. Galeazzo di Tarsia, barone di Belmonte, in realtà è un nome caro agli storici della letteratura perché a suo nome è stato tramandato un breve corpus di 50 componimenti. Io ho studiato a lungo la questione perché per molto tempo si è discusso e si continua a discutere quale sia il vero autore di queste rime, perché all'interno della famiglia ci sono due Galeazzi di Tarsia, uno che è il terzo barone di Belmonte, che muore nel 1513, e l'altro è Galeazzo V barone di Belmonte, che muore nel 1553. Il punto è che mi sono impegnato a fare una lettura, diciamo, un po' puntuale dei testi, e la soluzione non è semplice da trovare, per cui la mia proposta è quella di ritenere che all'interno di questo corpus delle rime ci siano tanto rime del nonno, del vecchio Galeazzo, quanto rime del nipote. Rispetto a chi mi ha preceduto nella intervista, voglio spezzare una lancia non a favore del quinto barone di Belmonte, la cui condotta, diciamo, riprovevole nessuno può modificare, ma vorrei ricordare che invece il vecchio Galeazzo, il terzo barone di Belmonte, fu invece un benemerito protettore dei suoi concittadini, perché al tempo della guerra tra francesi e spagnoli per la conquista del regno di Napoli diede rifugio a tutti gli abitanti di Belmonte nel suo castello a spese sue, pagando anche gli eserciti per difendere la popolazione dai francesi, tant'è che poi Ferdinando il Cattolico, re di Spagna, gli confermò i titoli e tutte le prerogative che aveva. Quindi abbiamo il nonno, che era, potremmo dire, per i tempi un bravo uomo, e il nipote, che fu un po' degenere, ma la storia spesso si diverte a fare questo mescolamento di carte.